Prendiamo la padella di ferro perché stiamo per fare qualcosa di sensazionale. Signore e signori, oggi mangeremo l'agnello alla faccia dei vegani. Era da lungo tempo che volevo fare questo video. Erano perlomeno 2 anni. Finalmente l'ho realizzato. Adesso ci prendiamo le costolette di agnello, le mettiamo appunto nella padella di ferro che sto utilizzando già da qualche mese. Come avrai visto sicuramente nei video precedenti, ti ho mostrato anche come stagionarla e mi sto trovando bene, benissimo con la padella di ferro. Adesso ci mettiamo l'agnello. La quantità che ho messo nella padella però è solo la metà. Oggi in totale sarà 1 chilo di agnello. La padella di ferro è un conduttore fantastico, motivo per cui subito comincio a cuocere. Appena accendi il fuoco, da come puoi vedere, comincia a fare molto vapore sul fuoco. Giriamo l'agnello la prima volta. L'agnello sul fuoco ha un odore fantastico, e diciamo è l'ovino in particolare che ha un odore fantastico. Giriamo un'altra volta l'agnello. Dopodiché cominciamo a mettere nel piatto la prima porzione delle costolette. Adesso andiamo a cucinare la seconda porzione, quindi rimettiamo la padella di ferro sul fuoco e prendiamo la seconda porzione dell'agnello, quindi cominciamo a mettere le altre costolette, cominciamo a cuocere le altre costolette. Ecco qua, adesso serviamo nuovamente in tavola, aggiungiamole nel piatto alle precedenti che ho aggiunto prima nel piatto. Qui abbiamo un ospite, il cane, che ovviamente mi segue ogni volta che cucino la carne, ogni volta che mangio, sta sempre là, si mette sempre a fianco in attesa che gli dia qualcosa, ma purtroppo oggi non le posso dare niente perché oggi c'è l'agnello che è tutto per me alla faccia dei vegani. Ecco qua l'ultima costoletta di agnello, mettiamo anche gli ultimi pezzettini, ci mettiamo anche un po' il sughetto, buono buono buono, lo rende ancora più appetitoso. Ecco quindi l'agnello ravvicinato, guarda com'è buono, ti dice mangiami, mangiami, te lo suggerisce lui, quindi perché non lo dovresti mangiare? Il cane è dello stesso parere. Mettiamoci quindi a tavola, mettiamo il sale, sale rosa dell'Himalaya, mettiamone in abbondanza, a me il sale piace tantissimo, metto tantissimo sale sulla carne, ovviamente se pensi che il sale faccia male ti rimando ad un mio video precedente. Il cane è sempre là, si vede, sotto al tavolo, che osserva scrupolosamente, sperando che gli dia qualcosa. Ha già mangiato, quindi adesso non le do niente. In altre situazioni, comunque, quando mangio il manzo o magari qualche pezzettino di fegato, glielo do sempre. Ma adesso no, l'agnello è tutto mio da mangiare alla faccia dei vegani. Siamo pronti per cominciare? Cominciamo! Cominciamo intanto col dire che la carne di agnello è una carne fantastica, non solo per il sapore che è veramente spettacolare, ma anche per il fatto che la carne di agnello è molto grassa. Il che è perfetto, visto che in una dieta carnivora la cosa migliore che puoi fare è consumare una carne di ruminanti che sia grassa. Il grasso è fondamentale per la produzione degli ormoni, ma soprattutto per avere energia all'interno della giornata. E ti basta semplicemente questo. Le persone sono convinte che devono mangiare carboidrati, che se segui una dieta carnivora avrai carenze, non è assolutamente vero, i carboidrati non sono necessari. E in una carne di agnello si trova praticamente tutto quello che ti serve. Tutti i nutrienti essenziali si trovano nella carne. Pensa poi che 1 chilo di carne di agnello equivale già a quasi 3000 calorie. Siamo a 2980, con 262 grammi di grassi e 154 grammi di proteine. La carne di agnello contiene tutte le vitamine del gruppo B, B12 in grandi quantità, B6, B1, B2, B3, B5, B7, fa eccezione solamente il folato, la B9, che si trova ovviamente in maggiori quantità negli organi. La carne di agnello poi è ricca anche di zinco e di fosforo, ma soprattutto la cosa più importante che la differenzia dalla carne di tutti gli altri animali è che l'agnello è praticamente il salmone della terra, tanto che è ricco di omega 3. Abbiamo già visto in un video precedente che il suo rapporto fra omega 6 e omega 3 equivale a 1 a 1 nel momento in cui l'animale è stato nutrito correttamente. Altrimenti, anche quando un agnello è stato nutrito in modo scorretto, riesce comunque ad avere una quantità di omega 3 più elevata rispetto a tutti gli altri animali, quindi è veramente un animale superiore. Per questi motivi, mangiare agnello almeno una volta ogni tanto è sicuramente qualcosa di ottimo per la nostra salute. E io continuo a fare queste espressioni facciali mentre mangio perché veramente è buonissima. Se non l'hai mai mangiata, te lo
dico io, è veramente allucinante, dovresti provare assolutamente. Sei vegano? Non mangi la carne di agnello? Non hai la minima idea di che cosa ti stai perdendo. Non solo a non mangiare carne in generale, prima di tutto perché è buona e poi per la tua salute, perché la carne è fondamentale per essere in salute. Guarda un po' tutti i video che ho già realizzato in passato, su tutti i rischi che si corre ad essere vegetariani oppure vegani, tutti i nutrienti che mancano in un'alimentazione vegetariana o vegana, che ovviamente sono contenuti nella carne e tutti i prodotti animali, ma poi perché, come dicevo prima, la carne di agnello è veramente buonissima. I vegani che seguono una dieta vegana per motivi di salute, tanto prima o poi torneranno da soli ad un'alimentazione che comprende anche la carne. Prima di tutto perché gli manca, e poi perché ovviamente col passare del tempo si renderanno conto da soli che man mano che vanno avanti la loro salute si deteriora sempre di più. Difatti, dati alla mano, è stato ben documentato che l'80% dei vegani abbandona il veganismo entro 2 anni, per i motivi più disparati, ma soprattutto per motivi di salute. Ricorderai questo video se sei vegano, perché quando smetterai di essere vegano e tornerai a mangiare carne, proverai la carne di agnello, e allora mi darai ragione. Dirai anche tu assieme a me quanto cazzo è buona la carne di agnello, e come ho fatto a privarmene per tutto questo tempo. E mangerai anche tu, come sto facendo io in questo video, alla faccia dei vegani. Ok, grazie mille per aver guardato questo video. Seriamente adesso, se sei vegano, io non intendo assolutamente attaccare sul personale, anzi sono qui per dare una mano, visto che so benissimo che cosa significa avere problemi di salute ed essere costretti a cambiare tutto. Per questo motivo io sono qui per dare una mano alle persone e spiegarle perché tutto ciò che le è stato sempre insegnato per quanto riguarda l'alimentazione è falso. La carne è fondamentale, è assolutamente irrinunciabile per godere di buona salute, e se vuoi saperne di più sui motivi, ti do il benvenuto sul mio canale Diario Carnivoro, dove pubblico video quotidianamente proprio per spiegare perché la carne è l'alimento più salutare che esiste e per fare reale informazione sul mondo dell'alimentazione.